Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dei preferiti del mese. Oggi parliamo dei preferiti del mese di settembre. Di settembre, come l'ho detto strano, del mese di settembre. Mi si è attappato un orecchio, per questo l'ho detto strano. I miei capelli sono un po' scoloriti, non ho cambiato colore, me lo chiederete sì, sicuramente qui sotto nei commenti, quindi vi rispondo ancora prima. Ho fatto il mio solito trattamento alla cheratina che sto continuando a fare. Da un paio d'anni credo che non mollo perché è l'unica cosa che tiene in ordine i miei capelli, però purtroppo lo scolorisce, quindi fino a devo aspettare qualche giorno per rifarci sopra la tinta e poi i miei capelli torneranno normali. Iniziamo subito con i preferiti di questo mese. Non c'è solo make-up, ci sono un paio di cosine di skincare e una cosa figa che mi è piaciuta tantissimo, comunque ve le faccio vedere subito. Primo preferito di questo mese è il set di pennelli di BH Cosmetics che avete visto sia in un video haul sia in un video test. Questo set mi piace tantissimo. Calcolate che non ho qui con me tutti i pennelli perché dovevo cercarli, ne ho presi qualcuno, tanto poi li vedete in dettaglio sul sito se avete intenzione di andarli a guardare o di acquistarli. Questi pennelli li ho comprati sul sito di Beauty Bay. Mi sembra fossero una decina, 12, 15, non mi ricordo, qualcosa del genere. E l'ho pagato 28,50 euro, 28-29 euro all'incirca. Mi piace tantissimo, la qualità delle setole sono morbidissime. Mi piace anche il manico, sembra abbastanza stabile. Mi piace tantissimo che sia un set completo. Se cercate un set completo ad un prezzo abbordabile, io vi consiglio di prendere questo set. So che non è 10 euro, cioè che non costa 10 euro, però secondo me 28 euro per un set di pennelli validi e comunque super completo è un prezzo molto molto buono. Calcolate che questo set mi piace tantissimo perché ci sono anche dei pennelli da sfumatura occhi fantastici. È difficile trovare dei set davvero completi. Questo qui ha questi due pennellini che sono il 5 e il 6 che sto adorando follemente, li utilizzo sempre. Uno è da sfumatura più ampia, un altro invece più piccolino. Mi piacciono davvero tantissimo, mi piace come sfumano gli ombretti, mi piace la grandezza di questi pennelli, come sono soffici, non pungono per niente, quindi se cercate un buon set di pennelli vi consiglio di andarli a guardare. Prossimo preferito di questo mese, come posso non menzionarla, ragazzi, questa palette è qualcosa di meraviglioso, cioè tipo il paradiso in una palette. Calcolate che me ne sono follemente innamorata e questa palette rientra nelle mie top 3, potrebbe essere anche nelle top 2, sì, diciamo nelle top 2. Se non ce l'avete e avevate intenzione di prenderla, io vi straconsiglio di farlo. Se è il vostro compleanno a breve, fatevela regalare. Se qualcuno ve la può regalare per Natale, che arriverà prestissimo, perché adesso non ce ne accorgeremo neanche di quanto velocemente arriverà il Natale, mettetela nella vostra lista dei desideri e fatevela regalare per Natale. È qualcosa di meraviglioso. Il prezzo purtroppo non è altrettanto meraviglioso perché questa palette costa tra i 48 e i 50 euro. È acquistabile su tantissimi siti, su Beauty Bay, su Cult Beauty, mi sembra anche su Feel Unique, da Sephora, insomma, Anastasia Beverly Hills c'è su tantissimi siti. Più o meno il prezzo va dai 48 ai 50, non è che cambia così tanto tra i vari siti. Qui sotto ci sono tutti opachi, invece sopra ci sono tutti i shimmer. Gli ombretti sono di una qualità pazzesca, sono super mega scriventi, si sfumano in una maniera wow. Le mie descrizioni sono sempre wow, yeah, top, super, però è così. Questa palette è davvero stupenda, mi piace tantissimo, mi piace la selezione dei colori, mi piace che non sia banale come altre palette. Voglio includere un altro preferito in questo video, è sempre di Anastasia Beverly Hills, è la Soft Glam. Se cercate una selezione colori diciamo più neutra, vi consiglio questa, la qualità è esattamente la stessa, però secondo me se cercate una selezione colori più particolare rispetto ad una cosa del genere, questa di Anastasia Beverly Hills risulta portabile allo stesso modo, ma potete creare sicuramente qualcosa di più particolare rispetto alla Soft Glam. Il trucco che indosso oggi, che è questo qui, l'ho realizzato con la Soft Glam. Calcolate che ho messo base, ve lo dico perché mi chiederete il tutorial di questo trucco, vi dico come l'ho fatto così facciamo prima. Ho messo base sotto al sopracciglio, sull'angolo interno dell'occhio. Ho preso Love, che è un colore, ragazzi,
bellissimo, non è il solito rosa che se messo nella piega sembra che abbiate la congiuntivite, no, è un rosa bellissimo che messo nella piega dell'occhio è qualcosa di pazzesco, l'ho messo appunto nella piega dell'occhio, poi ho preso Soul e l'ho messo per intensificare la piega dell'occhio, nella parte inferiore ho applicato Volatile e l'ho sfumato con un po' di Love. Sulla palpebra mobile ho applicato Celestial, prima con il dito e poi bagnato. Ho intensificato la piega dell'occhio con Drama e per intensificare un po' il punto luce ho preso Base con un pennello piccolino. E questo è il trucco che è uscito fuori, questa è solo una delle mille mila combinazioni che potete fare con questa palette. Non voglio continuare a parlarne, altrimenti parlo mezz'ora di questa, per quanto mi piace, però se volevate prenderla, prendetela, non ve ne pentirete, è meravigliosa. Prossimo preferito è una cosina di skincare ed è questa specie di siero olietto, non so bene come definirlo, di BF Effect. Questo qui, se vi ricordate bene, ve l'avevo fatto vedere in un video spacchettamento, me l'ha mandato la marca. Mi sono presa un bel po' di tempo per testarlo, se ci fate caso, non so se si vede, ma sono arrivata fino a questo punto e calcolando che ne utilizzo un paio di gocce, no, anzi, non di più, 4-5 gocce. Ogni volta per arrivare a questo punto ci ho impiegato circa 2 mesetti. Questo qui è un olio che io applico dopo aver messo la mia crema idratante perché se mettete l'olio sotto la crema poi la crema non viene assorbita perché è meno spessa rispetto all'olio. Quindi mettete la crema, poi mettete qualche goccetta di questo siero e lo spalmate così sul viso. Questo qui dovrebbe andare praticamente a nutrire ancora di più la pelle e a farla sembrare più regolare, diciamo, più morbida, a diminuire la comparsa delle rughe. Una cosa che io ho notato da quando sto utilizzando questo siero, vi ripeto, mi sono presa tanto tempo perché le cose di skincare secondo me non si possono testare nel giro di qualche giorno. La cosa che ho notato è che la mia pelle è molto più soffice e meno disidratata, soprattutto in questa zona dove magari avevo delle pellicine ogni tanto, sono completamente scomparse. E una cosa che mi ha fatto tantissimo piacere è che vi ricordate che nella zona della fronte avevo le pieghette molto evidenti perché sono molto molto espressiva con la fronte. Sono diminuite tantissimo. Ci ho fatto caso perché quando mi truccavo il fondotinta mi andava spesso nelle pieghette e invece adesso non lo fa praticamente più neanche in fase di truccaggio. Cioè ce ne va davvero poco nelle pieghette, lo stendo con la spugnetta e voilà, non si vede per niente. Quindi mi è piaciuto davvero un sacco questo siero qui. Passiamo ad un altro prodotto sempre di skincare ed è questa qui, purtroppo da farvi vedere solo quello che mi è rimasto. Arrivava con una confezione di cartone, ve l'ho fatto vedere nel video haul di Asos, io l'ho presa su Asos, ed è una maschera che si mette quando si va a dormire, cioè praticamente una sleeping mask. È una maschera nutriente al cocco, non è che dovete metterla, lasciarla 10 minuti e poi toglierla. Voi la mettete la sera al posto della crema e la mattina quando vi svegliate la risciacquate con il vostro detergente, insomma con quello con cui sciacquate il viso, e la vostra pelle è super mega soffice e morbidissima. Questa maschera è tipo al 97% naturale, quindi cosa che ci piace ancora di più. Non costa neanche tanto perché mi sembra si aggiri intorno ai 4 euro, 3-4 euro, qualcosa del genere. Calcolate che qui dentro non c'è un solo utilizzo. Io l'ho utilizzata per 4 volte non di seguito, cioè l'ho alternata un pochino. E però calcolate che alcune volte ne ho spremuta davvero tanta fuori dalla confezione, quindi secondo me mi sarebbe durata ancora di più se fossi stata un po' più attenta. Prossimo preferito è un'altra cosa che indosso in questo momento, il rossetto. Cioè, vogliamo parlare di quanto è bello questo rossetto? Io non riesco più a mettere nient'altro, faccio fatica a mettere altro. Sto parlando del rossetto liquido di Jeffree Star nel colore Celebrity Skin. Mi piace tantissimo, c'è tipo un nude bellissimo. Che descrizione, Giulia! È un nude bellissimo, è una specie di marrone a base rosata di media intensità. Quando lo applicate risulta più chiaro rispetto a come si ossida poi nell'arco della giornata. La durata è ottima, ormai non c'è neanche bisogno di parlare più di tanto dei rossetti di Jeffree Star, cioè sapete un po' tutti, li avete visti in tantissimi video, sapete quanto sono buoni, quanto lavorano bene. L'unica cosa che non mi piace di questi rossetti è la puzza, non l'odore, ma proprio la puzza che
che per fortuna svanisce subito dopo averlo applicato. Altro preferito, anzi altri preferiti di questo mese, sono gli ombretti di Colored Rain che ho acquistato sempre sul sito di Beauty Bay, e sono in particolare Champagne Life, che è questo oro champagne, comunque diciamo è più oro che champagne. Quest'altro marroncino, sì, la confezione era dell'altro, quindi vedete un po' di oro, ma in realtà è un marroncino caldo che si chiama Gingerbread e ricorda molto il colore del gingerbread, quindi è perfetto come nome. Quest'altro che è Who Me, e questo colore è una specie di marrone di media intensità brillante a base rosata. Questo colore è pazzesco, se avete gli occhi verdi, azzurri, prendetelo, è davvero bellissimo. Sono super scriventi, si sfumano benissimo, già ve ne ho parlato tante volte degli ombretti di Colored Rain. Se non li conoscete, andate a dargli un'occhiata, anche perché i singoli in questo modo costano poco, costano tipo 5 euro e spiccetti l'uno, quindi andateli a vedere, sono molto sottovalutati dalla beauty community, forse non ne manderanno così tanti a tanti youtubers, quindi per questo non se ne sente parlare, ma sono davvero ottimi. Altro preferito è una crema per il corpo. Sì, ho inserito una crema per il corpo perché ultimamente ho fatto fatica a trovare qualcosa che mi piacesse davvero, cioè una crema, neanche mi ricordo che crema ho provato, comunque una era troppo grassa, una la mettevo e praticamente si assorbiva velocemente però non faceva un cavolo, quindi ultimamente ho fatto un po' fatica a trovare una crema per il corpo che mi piacesse. Se ne avete qualcuna da consigliarmi a prezzi non eccessivi, ragazzi, fatelo in un commentino qui sotto, fatemi sapere che cosa utilizzate. Calcolate che la mia pelle è secca, quindi non cerco qualcosa che si assorba super mega velocemente e che però non idrati bene la pelle, al contrario, se rimane anche leggermente grassetta ma comunque fa il suo lavoro, la preferisco. La crema di cui voglio parlarvi è questa qui di Yves Rocher, mi avete ripreso perché ho detto Yves Rocher, lo so, io il francese proprio non ci prendiamo, comunque Yves Rocher, ditemi se l'ho detto giusto almeno questa volta, ed è praticamente la crema latte nutriente intenso al burro di karité per pelli molto secche. A parte il fatto che mi piace tantissimo il packaging che è fatto così con il dosatore, che tutte le volte non devo stare lì a spremere, poi spalmarmi e poi rispremere o mettere la mano nel tubetto, ma vado lì zazza, la metto, zazza, la metto, a me piace tantissimo. La crema che c'è all'interno la trovo ottima, credo si assorba abbastanza velocemente ma lascia un pelo di residuo che comunque continua a nutrire la pelle nell'arco della giornata, comunque nelle ore successive a quando la mettete. Questa crema lascia leggermente l'odore, quindi se non vi piace l'odore di questa crema e pensate che una volta messa svanisce subito, non la prendete perché leggermente rimane l'odore. Però se cercate una crema per pelli secche che faccia davvero il suo lavoro, provatela perché io mi sono trovata davvero molto bene. Ultimo preferito di questo mese, ma come al solito non per importanza, è la palette di Jaclyn Hill, la Bling Boss. Ovviamente ci sono altre tre palette oltre a queste di Jaclyn Hill, mi sono piaciute tantissimo anche le altre ad eccezione di quella più scura che non mi viene adesso come si chiama, quella lì non mi piace molto la selezione colori perché non utilizzo quel genere di colori lì, comunque tra tutte quella che trovo, non lo so, quella che mi piace di più di tutte, che ho utilizzato di più in assoluto, è la Bling Boss. Ci ho fatto anche, sì, ho fatto un tutorial in realtà con tutte e quattro le palette, non mi ricordo neanche più i video che giro, per quanti ne faccio, per quanti ne ho fatti, e questa palette mi piace tantissimo sia per la selezione colori, trovo che sia molto carina, e soltanto con questa palette riuscite a realizzare tanti look diversi. Mi piace che c'è una buona varietà sia di opachi sia di shimmer, sia di colori chiari sia di colori più intensi, e in particolare c'è questo colore qui, Bling Bling, che mi piace tantissimo, e Rockstar, cioè io Rockstar lo adoro follemente, mi piace tantissimo. In realtà mi piace tanto anche Ballsy, questo qui, mi piace tanto anche questo opaco, mi piace tanto anche questo rosso alla fine. Mi piacciono un po' tutti gli ombretti, se no non l'avrei messa nei preferiti di questo mese. Trovo che gli ombretti siano super scriventi e si sfumino benissimo. So che c'è stata una grande polemica intorno a queste palette,
Però se quelle che mi sono arrivate a me si sono comportate davvero bene. Morphe e Jaclyn Hill hanno detto che tranquillamente se vi arrivano delle palette difettose potete contattarli e o vi fanno il rimborso o vi mandano delle palette nuove, quindi non credo sia una tragedia così grande come tanti fanno. Io sarò stata fortunata a ricevere la palette giusta, comunque trovo sia davvero molto bella. Ah, mi stavo dimenticando, ragazzi, no, l'ultimo preferito del mese, perché qui sopra c'è sempre un grande casino. L'ultimo preferito del mese è un block, no, un block notice, un quadernino con i fogli, che è praticamente la to-do list. Questo qui l'ho preso su Amazon, si trovano ovunque, non è che dovete cercarli chissà dove. E sì, potete prendere tranquillamente un foglio di carta e scrivere le cose che dovete fare su un foglio di carta. Il problema è che sulla mia scrivania, se vi dico che c'è un casino e ci sono 6 miliardi di fogli, credetemi. Quindi, se io prendo un foglio volante, alla fine il foglio si va a mischiare con tutti gli altri e me lo perdo. Ho detto, proviamo a prendere una cosa del genere, tipo blocchetto, con le righe, con le cose da fare, così almeno scrivo quello che devo fare e poi cancello una volta che le ho fatte. Non vi faccio vedere ovviamente la pagina scritta perché ci sono tanti video segreti che sono in programma, che sono in uscita nelle prossime settimane, quindi vi faccio vedere la pagina vuota. La trovo davvero molto carina come idea, poi qui ci sono anche tipo le caselline da oscurare in base alla priorità, e poi una volta fatto, io in realtà non le utilizzo, scrivo semplicemente sulla riga e poi lo cancello. E questo qui non so per quale motivo non l'ho perso in mezzo agli altri fogli, anche perché lo utilizzo come tappetino per il mio mouse, quindi ha doppia funzione e trovo sia davvero molto carino se siete come me, vi piace essere organizzati, ma appunto non, cioè, vi perdete i fogli dove scrivete le cose da fare. Come al solito, di tutti i prodotti menzionati nel video vi lascio i link qui sotto in descrizione e grazie tantissimo se deciderete di acquistare appunto attraverso i miei link. Adesso posso dire che il video è terminato. Qui, come al solito, fatemi sapere quali sono i preferiti vostri di questo mese. Ah, mi è andata una cosa nell'occhio. E sono curiosa di sapere se vi piacciono i miei preferiti di questo mese o se magari c'è qualcosa che avete provato anche voi e che dite: sì, Giulia, anche a me è piaciuto tantissimo. Fatemelo sapere con un commentino qui sotto se il video vi è piaciuto o vi ha tenuto compagnia. Come al solito, sapete cosa fare. Spolliciate all'insù e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!